Ciao, ciao a tutti, un bacio a tutti. Eccolo qua, spilletto mio. Mori. Allora, da quel video sono passati 3 giorni. Il cane sta molto meglio. Spillo sta molto meglio. E adesso abbiamo finito di mangiare. Ha un po' di tossetta quando finisce di mangiare. L'abbiamo battuto sulla schiena fino adesso e possiamo dire che siamo veramente contenti. Lui sta. Oi! Mammina, che ti è capitato, mamma? Che ti è capitato? Allora, sta andando tutto per il meglio, nel senso che noi non ce lo sappiamo spiegare. Il cane, sembra. Il cane sembra in un certo qual modo rinato. Lo vedete da solo, cammina, fa, lui fa tutto. Quando mangia ha questi momenti di tossetta, ma che ci sta. Quindi noi cerchiamo di dargli a mangiare poco per volta e comunque associato sempre all'acqua. Il suo è un pasto morbido, cremoso. E quindi in questo a volte io lo faccio troppo cremoso, quindi forse quando fa così dovrei darglielo un po' più no, solido, un po' più denso, no? Per evitare, ecco, queste cose. Però ecco, già finito, non ha più la tosse forte. Noi ce ne accorgiamo quando c'è qualcosa che non va, perché l'occhietto, quello paralizzato, si chiude. Quando noi vediamo che lui sta così, allora sta per succedere qualcosa. In questo momento è per quella faccenda che fa un po' di tosse e allora fa l'occhietto un po' più chiuso. Quando lo apre, che insomma la differenza tra un occhio e un altro è minima, allora possiamo dire che stiamo passando una giornata pressoché serena. Ecco, quindi andiamo avanti giorno per giorno, però devo dirvi la verità, ci sta sorprendendo tantissimo. Prima siamo usciti, siamo andati a farci una passeggiata in macchina, lui piace tantissimo, ha sempre odiato la macchina ed è stato sempre molto nervoso in macchina. Invece adesso, oltre a godersi il paesaggio, è curioso, annusa, fa, mentre prima proprio era proprio ansimava quando andava in macchina. Adesso invece è proprio tranquillo, ma proprio tranquillo, quindi siamo contenti di questo. Ecco, adesso si è messo giù dentro la cuccetta. C'è Michele in sala e quindi niente, sto tranquilla, mi dedico al video. Io prima di incominciare però una parentesi, l'ho già fatta adesso facendovi vedere Spillo, una parentesi, io volevo ringraziare tutti, tutti, ma tutti, i messaggi che ho ricevuto su Instagram, i messaggi che ho ricevuto su Messenger, i messaggi che ho ricevuto su WhatsApp, io vi ringrazio tutti, è stato veramente. Non mi sono sentita sola, ecco, e soprattutto sono stata capita perché quel video è stato molto difficile per me. La sera avevo detto a Michi che avevo girato il video, l'ha voluto vedere anche lui perché voleva un attimino capire se è commosso anche lui. Non era mia intenzione, ma si è commosso nel senso che comunque ciò che io ho detto è quello che realmente sta succedendo e forse. Se ci fosse stato lui quel giorno con me, avremmo condiviso in maniera diversa. Essendo da sola, è come se mi avesse visto un attimino un po' più spoglia di tutte, diciamo, le sicurezze. Ecco. Quindi sono contenta che, torno a ripetere, mi abbiate capita, mi avete consigliato, mi avete supportato e soprattutto mi avete raccontato le vostre storie. Mi hanno commossa tutte. Sono rimasta veramente. E continuano ad arrivare messaggi e io piano piano rispondo a tutti, ma sono veramente tantissimi messaggi, tanti di sfogo. Quindi chi ha passato o anche chi non ha passato la malattia del cane come noi, però chi ha avuto un cane per tanti anni e poi se l'è visto andare via così, mi ha capita e supportata. E la cosa più bella è che anche chi non ha comunque un animale in casa mi ha capita, perché a volte sono situazioni queste qui delicate, no? Uno potrebbe giudicare. Invece io mi sono sentita molto unita nel gruppo, veramente mi avete abbracciata tutti, quindi io vi abbraccio fortemente pure a voi. Ve l'ho scritto, vi ho spiegato, ma vi abbraccio veramente perché mi avete
Sostenuta, ecco, sostenuta. Io la sera del video leggevo i commenti e continuavo a piangere. È stato proprio un turbinio di emozioni quella sera lì. Quindi io vi ringrazio veramente tanto, tantissimo, tantissimo. Io non so come ringraziarvi. Vi mando un bacio immenso. Grazie, grazie davvero. Ovviamente vi terrò aggiornati. Non parlerò più di Spillo perché l'ho già detto nel video, non sto lì a raccontare, a fare, a dire, però vi terrò aggiornati sul suo stato di salute. Oggi l'avete visto tranquillamente che cammina con la coda, vedete com'è la coda sul dorso. Quando la coda sul dorso sta bene, adesso è impettito che mi sta guardando dalla cuccia. Amore, mannaggia sto cagnolino! È l'amore della mamma lui! È qui perché è un puzzone. Adesso sa che per qualsiasi cosa, qualsiasi virgola, guarda che puzzone, vedete la coda come ce l'ha? Quando ce l'ha dritta, scodinzola perché è un ciombolo. Quando ce l'ha dritta sulla schiena, cioè piegata sulla schiena, sta bene. Quando ce l'ha giù, completamente giù, come fosse un cavallo, ecco, con la coda tutta giù, ah, c'è qualcosa che non va. E adesso sta lì tranquilla e si è messo sul tappetino dietro a me. Allora, questo è un video collaborazione, perdonatemi questi 6 minuti, perdonatemi. Questo è un video collaborazione con la mia amica Lucrezia del canale Una YouTuber per casa. Sotto nell'info box metterò il link del video gemello a mio. È praticamente la tipologia di video che io amo di più e sono i prodotti finiti e in mezzo preferiti. Ho deciso anch'io di adottare questo sistema e di mettere intanto dei prodotti preferiti. Io incomincio subito perché ho parlato, è stata una grandissima parentesi. Allora, io ho provato questo, che tra l'altro mi aveva consigliato Silvi. Un bacio, ma non mi aveva consigliato questo, mi aveva consigliato un altro. E mi ha mandato pure l'email che ce l'ho salvata, amore. Dei prodotti buoni della Tesori d'Oriente ammorbidente. Allora, questo qui è Amla e Patchouli. A parte il fatto di quanto possa essere stupenda la bottiglia, perché è stupenda. Questa una volta finita, l'ho già detto, ci faccio un vaso perché questa è meravigliosa. L'istanza creativa, questo non ce lo toglie nessuno. Ma voi non potete capire. Allora, c'avevo delle lenzuola che io tengo sul divano e ci sale il cane continuamente e quindi tengo queste lenzuola che cambio e ho detto vabbè, laviamole, mettiamoci un po' di sta ammorbidente, proviamo com'è. Io c'ho casa tutta profumata, voi non potete capire quanto profuma casa. Ma una cosa, un bagnoschiuma, vedete il bagnoschiuma? Cosa, un profumo meraviglioso. Il tappino è piccolino, lo uso come dosatore. Io ne ho messi due di questi. È un bagnoschiuma, vi dico che è un bagnoschiuma, mi dovete credere. Non c'ha l'odore dell'ammorbidente. Un bagnoschiuma è praticamente 750, non è manco un litro. Costa 1,40 euro. Mi rendo conto, 1,40 euro? Mi pare sì, 1,40 euro. Voi non vi rendete conto quanto profuma? Non vi dico una bugia, eh? A questo punto, muschio bianco, quello pure sarà una cosa, e me li voglio provare tutti, ma questo è meraviglioso. Mi ha rapito il colore della bottiglia, devo essere onesta, plastica, ma ha colpito il colore della bottiglia, però. Ma è così buono, ma così buono e meraviglioso, come lo è questo? Una ragazza mi ha detto, Erika, dimmi qua che lo compro, è veramente buono e sa di mirtilli proprio, orchidea, viola, mirtilli, orchidea, viola e mirtilli. Questo pure è meraviglioso, il profumo di questo è meraviglioso. Mamma mia, questo è già più detersivo. Questo è praticamente bagnoschiuma, state attente che se mescolate bene, io questo qui ce l'ho in bagno. Però ce l'ho dietro, lo coprono i prodotti, la candeggina e tutto, perché se uno ci sbaglia ci si fa lo bagno davvero. Questo è veramente. Io non pensavo fossero così buoni. Tesori d'Oriente come ammorbidente, non pensavo fossero così buoni. Sono buonissimi. Questi 99 centesimi e 600 ml, 24 lavaggi. Bah. Il cane va danzando.
24 lavaggi. Io vi dirò che, tutta spettinata, abbiamo accompagnato Giulia, è uscita con le amiche, e, vabbè, 66, mi sono inceppata così e sono partita, ecco. Allora, 66% di plastica in meno, formato risparmio, vi assicuro che è buonissimo, ho pagato 95 centesimi perché sono le offerte prova, lancio, sono veramente buoni, buonissimo. Poi, altro prodotto che vi vorrei segnalare, e io ho comprato quasi per sbaglio e che mi trovo benissimo, è questo brillantante della Lidl, costa 1,69 euro, è un litro di roba, ma è buonissimo, cioè tu lo compri e ti dimentichi di averlo comprato e passi un anno felice con questa bottiglia dentro al mobiletto e non ti ricordi manco perché è, perché ti dimentichi proprio, perché un litro di roba quando te lo finisci non te lo finisci mai. Quindi questo qui mi ci trovo benissimo anche solo per la comodità dell'essere un litro e ti accompagna per mesi e mesi e mesi. Vi volevo tra l'altro segnalare questo, che non comprerò più perché non fa niente, cioè l'acqua asciuscia, si chiama da noi l'acqua asciuscia, tu lo metti dentro al water e non fa niente, ce l'hai lì e dici l'ho messo ma non sa di niente, perlomeno i miei sanitari non gli va bene questo, poi se i vostri sanitari va bene tanto di cappello, il mio non l'accetta, quindi questo non lo comprerò mai più perché tanto io vado di vicinette ed è questo che amo disincrostante. Ho imparato a fare una cosa, allora questo a volte capita che il rubinetto fa un po' di calcare alla base, può capitare la goccia, può capitare, ecco, sapete che faccio io? Ci metto un po' di questo, faccio un giro sul lavandino di questo, ma poco, pochissimo. Questo mi toglie via in un nanosecondo più del prodotto via calle, in un nanosecondo mi toglie via tutto. Bello, pulito, brillante, meraviglioso. Io devo essere sincera, ci faccio anche sui sanitari e devo dirvi la verità che me ci trovo benissimo. Apriamo una parentesi per questo. Sapete perché la apro? Perché scusate, ero andata a fare spesa all'Eurospin settimana scorsa, ma non mi sembrava il caso di fare il video, non mi sono sentita di fare il video, o perlomeno avevo provato a girarlo, ma sembrava una pora scema, quindi cioè, se devo fare la forzatura non me la sento, quindi sono stata zitta e buona, ma avevo e volevo adesso condividere con voi una cosa, che l'Eurospin questo non ce l'ha più, capito? C'è più. Questo non c'è più, perlomeno in quello fino a settimana scorsa, tanto ci dovrò riandare, avevo preso 4-5 cose, anche 10, forse anche 20, però diciamo che non ho preso quello che proprio mi serve, ecco, era un po' 10 affetti così, ecco, tra cui questo, ma Argan, solo Argan, è una confezione marrone, tutta marrone con la scritta gialla, non vale niente, io sono disperata. Perché questo con cui mi trovavo benissimo non c'è più. Ecco, quindi questo qui era ricarica sapone liquido olio di argan con estratto di avena, non c'è più. Quindi questo è andato a niente. Per ultimo volevo farvi vedere queste che sono le salviette che io trovo alla Lidl e con le quali io mi trovo benissimo. Queste sono profumate al limone, c'è anche effetto oceano e c'è anche... manco se, però tipo deodorante, sembra un po' noir, e alla mela verde, cioè la confezione è verde, ecco, verde chiaro. Questo qua al limone, io comunque in generale mi trovo benissimo con queste salviette della Lidl, perché con un attimo mi permette di fare più e più di una pulizia. Allora, il video è finito, io mi vado a un attimino a controllare il cane, mettermi vicino al cane, vi mando un bacio, e spero che il video vi sia piaciuto, un bacio ancora a tutti, andate a conoscere Lucrezia, vi voglio bene, ciao! Muah.